Sulla facciata meridionale del campanile della cattedrale di Venafro appare un personaggio singolare. A Venafro lo chiamano Marzo con sette cappotti, però per un periodo è stato chiamato Antuono, lo racconta Ludovico Valla nelle sue cronache venafrane del Seicento. Ma di chi si tratta? Se osserviamo bene l'immagine scopriamo immediatamente che si tratti di un vescovo, ha una mitra in testa con delle infule, ha sette mantelli uno sovrapposto all'altro, ha una posizione frontale molto ben definita, potremmo dire bizantina come immagine, ma soprattutto è inquadrato in una composizione geometrica che è riferita al triangolo di Pitagora. Se prendiamo la testa di questo personaggio come modulo, scopriamo che l'altezza di uno dei due cateti è esattamente quattro volte la testa. Ma se poi la testa la utilizziamo per misurare la base, scopriamo che la base è tre volte la testa. Di conseguenza ricaviamo che la diagonale è esattamente cinque volte la testa. 3 per 3, 9, più 4 per 4, 16, 9 più 16 fa 25, 25, radice quadrata di 25 è 5, la lunghezza della diagonale. E quindi in effetti noi scopriamo che la composizione, che apparentemente è vagamente rozza, in realtà risponde a un criterio geometrico particolare. Ma se poi proviamo a estendere l'analisi geometrica anche all'interno della cattedrale, noi scopriamo che l'impianto planimetrico è fatto con criteri analoghi. Due quadrati sovrapposti determinano la forma della navata centrale e attraverso le diagonali del quadrato superiore è possibile ricavare l'intera lunghezza della parte interna. Addirittura poi, se proviamo a misurare l'ampiezza della facciata, scopriamo che l'altezza del campanile è uguale alla larghezza della facciata, uguale alla profondità del lato sinistro della cattedrale stessa. Insomma, tutta la cattedrale di Venafro non è fatta con elementi casuali, ma risponde a criteri geometrici molto molto particolari. Ma può essere questo utile per capire chi sia il personaggio che noi chiamiamo Marzo con sette cappotti? Ecco, per capirlo ci dobbiamo spostare ancora una volta a Monte Cassino, perché l'impianto attuale della cattedrale di Venafro fu fatto da un certo Pietro di Ravenna, che fu fatto vescovo nel 1059 e proveniva proprio dall'abbazia di Monte Cassino. Egli faceva parte della cerchia dell'abate Desiderio, che poi diventerà papa con il nome di Vittore, e che determinerà dei cambiamenti sostanziali in tutta l'organizzazione della Chiesa dell'Italia meridionale. Pietro di Ravenna fu un vescovo importante perché, vissuto subito dopo il 1000, ebbe la possibilità di impiantare delle architetture che furono considerate allora rivoluzionarie. Le chiese, tutte le nostre basiliche più importanti della nostra regione, in effetti devono essere ricondotte proprio all'epoca di Desiderio, e in particolare sia la cattedrale di Seme che la cattedrale di Venafro a Pietro di Ravenna. Ora, chi era questo personaggio? Sicuramente non era di Cassino. Il fatto che si chiamasse Pietro di Ravenna fa capire che veniva dall'Esarcado, quindi da un'area bizantina ben determinata e ben conosciuta in quell'epoca, e che aveva dei rapporti concreti con Monte Cassino. Ci sono delle storie complicate tra i bizantini e i vescovi e gli abati di Monte Cassino. Ecco, Pietro di Ravenna fu il vescovo che dette impulso a un nuovo tipo di architettura, un'architettura che risentiva degli impianti carolingi, che a loro volta risentivano delle architetture costantiniane. È in questo periodo che si sviluppano le basiliche a tre navate e la chiesa di Venafro, la cattedrale di Venafro, rientra in questi canoni costruttivi. Dunque, attraverso l'esame di un piccolo bassorilievo che i venafrani chiamano ancora Marzo con sette cappotti, è possibile ricostruire una storia affascinante di un monumento che sicuramente rappresenta la storia di tutta la città.